C'è un'ultima ora, un colpo di scena veramente inaspettato. Mila Infante, che con la sua trasmissione Ore 14 su Rai 2 segue da sempre da vicino la vicenda della scomparsa della piccola Denise, ma oggi risulta addirittura, ragazzi, essere iscritto nel registro degli indagati. È lo stesso conduttore Milo Infante a dirlo sul suo profilo Instagram, in un post pubblicato proprio ieri. Aveva scritto un messaggio chiaro dopo aver ricevuto la comunicazione dalla procura di Marsala di essere indagato. Lui scrive: «Molti mi chiedono a che punto sono le indagini sul sequestro di Denise Pipitone. Temo ferme all'archiviazione disposta dal GIP di Marsala su richiesta della procura. Per conto invece posso dirvi che i giudici indagano che Denise l'ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex PM e non solo. Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci, sbaglia. Io continuerò a cercare Denise». E anche la stessa mamma di Denise, Piera Mangio, difende Milo Infante e nelle ultime ore scrive su Instagram: «Coloro che hanno rapito Denise hanno eluso la giustizia italiana. Alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Tutto questo rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto». E ancora Milo scrive sul suo profilo Instagram: «I giudici indagano che Denise l'ha cercata con tutte le forze. Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci, sbaglia. Continueremo a cercare Denise perché Denise va cercata, non archiviata». Questo è l'ultimo messaggio di Milo Infante dopo aver ricevuto il messaggio di una comunicazione della procura di Marsala che lo stesso giornalista è indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caso di Denise. A voi ragazzi i commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.